copiare le vite della gente famosa per sentirsi un po' come loro, in certi casi anche più fortunati. Un divertimento anche per chi si credeva troppo snob per il gossip. Tutti sorridono leggendo o sentendo raccontare dei riposini di Alberto Sordi su set, e poi Lucio Dalla che scopre Luca Carboni e lo porta in sala di registrazione di Soppiatto, Carlo Verdone e i suoi incidenti tragicomici, Federico Fellini dal guru della calvizie a New York. Gigi Proietti è il timore reverenziare per il teatro, perché al palcoscenico non devi mai dare del tu. E gli attori che saltano il monologo per andare al ristorante o accorciano le prove per vedere la partita. Aneddoti, ricordi, momenti piccanti, fino ad avere negli occhi e nelle orecchie un collage di vite altrui e telefonare a un'amica esclamando: non sai cos'è successo. Non sai cos'è successo, Ferrucci. Bellissimo, intanto grazie, me l'hai fatto venire i brividi. Però guardando tutte queste immagini, alla fine penso che sono proprio le radici, cioè sono le nostre radici, quello che io cerco con questo libro. Non c'entra niente ballando, adesso stiamo parlando del resto delle immagini, ok, grazie. Con questo libro io cerco di tirar fuori quello che molti di noi purtroppo stanno dimenticando. Io dico sempre che c'è Verdone che è andato a insegnare a una scuola di cinema e quando ha parlato di Ugo Tognazzi ha visto la platea di quelli che stavano davanti a lui in silenzio, si è reso conto che non sapevano chi fosse Ugo Tognazzi. È un peccato, è un enorme peccato, e questa è anche la funzione della TV, l'essere nazional popolare, che tiene anche unite le persone, crea anche argomenti comuni di condivisione. In questo momento, secondo me, stiamo un po' perdendo. Ecco, qui stiamo vedendo Proietti. Oggi c'è una data importante. In queste immagini abbiamo fatto un po' la scheda su quello che tu hai raccontato nel libro, no? Queste immagini che stiamo riproponendo. Abbiamo visto Vittorio Cecchigori, Lavanoni, insomma. Oggi c'è una data. Oggi sono 40 anni dalla morte di Eduardo De Filippo. Che è veramente lui. Eduardo e anche Proietti. Proietti il 2 novembre è nascita... e morte ci siamo, che hanno coincidono, e loro due sono dei protagonisti del libro, perché appunto sono protagonisti delle nostre radici. Cioè Eduardo De Filippo, c'è il racconto di Vittorio Cecchigori che nel 49 è stato il suo primo set, che si siede sulle ginocchia di un uomo e dice: oddio, quanto è scomodo, è tutto ossa. Era Eduardo De Filippo con la sua celeberrima magrezza. E c'è, come detto nel servizio, Gigi Proietti, che io l'ho visto prima di salire sul palco, di essere terrorizzato, diceva la figlia, la moglie: ma la gente questa sera riderà, sarà contenta. E tutti lo guardavamo stupito. Non è possibile. Poi abbiamo visto Lavanoni, anche la grande Angelo. Eh sì, una seconda vita per Ornella, no? Nel senso che negli ultimi anni ha dato più un lato privato di lei, anche se ultimamente è tornata in sala d'incisione e ha ricantato i suoi più grandi successi, però ultimamente il pubblico, anche quello giovanile, l'ha riscoperta più come persona che come cantante. E anzi, c'è stato un suo brano che è stato remixato, che ha fatto il giro del mondo, quindi è una seconda giovinezza anche per Lavanoni. Poi è incredibile come la comunicazione sia cambiata negli anni, perché mentre un tempo si diceva the show must go on nonostante tutto, quindi tu potevi soffrire, stare male, avere un lutto in famiglia e nessuno doveva sapere niente, oggi si raccontavano magari degli aneddoti divertenti, oggi invece si tende a raccontarsi proprio da un punto di vista umano, profondo. Abbiamo il pezzettino sulla Vanoni, dai, mandiamolo in onda, hanno fatto un lavoro i nostri autori oggi straordinario. La cosa positiva di questo matrimonio è un figlio che amo. Cristiano, che adesso è un bellissimo ragazzo, è sposato. Piange, poverino, disperato, non riconosceva la mamma, voleva la nonna, perché voleva stava sempre con mia madre, ovviamente, l'avevo posteggiato perché io lavoravo. E quindi quando io lo pigliavo in braccio, mi ricordo un certo momento, da 3 anni, diceva Occhino. Aveva il cuscino, che non era il cuscino. Chiamava Occhino quattro cose. Che erano... Io le sbagliavo tutte le prime tre, le sbagliavo. E quindi, Occhino, voglio l'Occhino! Cuscino, no, no, l'Occhino, il cucchiaino. No, poi, insomma, ero disperata perché tra me e lui, il lessico del bambino, io non lo conoscevo, lo conosceva mia mamma. Insomma, non è stato quindi... semplice. No, non è stato semplice, no. Fare la cantante la mamma, no. Però pensa che adesso avete questo rapporto meraviglioso che si è... Beh, ma è costruito su una grande sofferenza e una grande violenza che ci siamo fatti finché siamo arrivati dentro il problema. Io sono una torturatrice del sentimento. Mio figlio, devo dire che ha preso bene anche da me. E allora noi due insieme abbiamo fatto una grande fatica, ma da un po' c'è questa fiducia.
Perché in realtà il figlio che cosa chiede al genitore? Fiducia. Sì. Vuole avere fiducia nel genitore. E poverino doveva avere dei motivi anche per supporre che non ci fosse questa fiducia ben riposta. Adesso c'è, siamo tutti felici. Beh, posso farti... Sono curiosa di leggere cosa ti ha raccontato Ornella qui. Non sai cosa è successo Alessandro Ferrucci? Una delle donne più divertenti che abbia mai incontrato. Cioè, ogni intervista, ogni chiacchierata con lei è unica. Cioè, ma lei lo sai che chiama tutti i suoi amici alle ore più impensabili? C'è Frank Matano che quando squilla il telefono e vede che Ornella Vanoni corre, a parte dello stupore dicendo Ornella Vanoni chiama a me. Gli fa dei racconti unici, surreali, perché è una donna appunto libera e coraggiosa. Ce ne sono veramente poche come lei. Bene, vi ringrazio. Grazie. Grazie a te. Grazie. Belli questi momenti così di racconto, di confronto. Noi ci vediamo domani. Grazie sempre per l'affetto che ci dimostrate. Ci vediamo domani mattina con Storie Italiane alle 9.50. E intanto adesso in linea ad una donna straordinaria, una grande collega, Antonella Clerici, con Sempre Mezzogiorno. Ciao!